La mostra Homo Sapiens non tratta semplicemente dell'evoluzione della nostra specie, di noi Homo Sapiens, ma anche di altre specie bipedi che ci hanno preceduto e che hanno convissuto anche con noi Homo Sapiens. E in effetti, per esempio, qui all'apertura della mostra avete uno degli scheletri più famosi in assoluto, Lucy, un Australopithecus afarensis, ritrovata in Etiopia nel 1974. E Lucy è messa qui in apertura proprio perché vi spiega come il bipedismo, cioè la caratteristica di stare in piedi, di camminare su due gambe, è stata proprio la prima caratteristica che ci ha distinto dai nostri antenati, gli scimpanzé. La formazione di una faglia, di una spaccatura della crosta terrestre in Africa a partire da circa 30 milioni di anni fa, nella fascia in giallo che vedete che va da nord a sud, più o meno dall'Etiopia al Mozambico, questa ha determinato un cambiamento ambientale a partire da circa 10 milioni di anni fa, cioè il passaggio da un ambiente solamente di foresta a un ambiente misto di foresta e savana. E quindi gli primi ominidi a vivere in questo ambiente, tra cui per esempio Ardipithecus ramidus, che vedete nel disegno, di 4 milioni e 400 mila anni fa, assomiglia ancora ad una scimmia, però in piedi. Quindi l'adattamento, questo bipedismo, serviva a spostarsi negli ambienti aperti da una macchia di foresta all'altra. E da Ardipithecus poi abbiamo un passaggio qualche milione d'anni dopo a una specie invece Homo ergaster definitivamente bipede, che viveva in un ambiente effettivamente di savana, quindi non più di foresta o di misto foresta e ambiente aperto, ma semplicemente di ambiente aperto, e lui in effetti è uno dei primi appartenenti al genere Homo, al nostro genere. Homo ergaster, specie definitivamente bipede, aveva le mani libere e le poteva usare per esempio per trasportare oggetti o per costruire degli utensili per esempio, come quelli che vedete qui nella vetrina. Questi sono originali, trovati a Israele, risalgono un milione e mezzo di anni fa, quindi quando già Homo ergaster stava lasciando l'Africa, perché è la prima specie che sembra aver affrontato il viaggio al di fuori dell'Africa per colonizzare e scoprire nuovi spazi. E questi utensili sono in particolare delle amigdale, quindi delle pietre lavorate solo da una parte e con una punta rivolta da un lato della pietra, e queste servivano per esempio per togliere radici dal suolo. E Homo ergaster quindi sicuramente si nutriva di vegetali, di radici appunto, di bacche, di semi eccetera, ma usava anche fonti proteiche. Per esempio si trovava delle carcasse di animale, poteva mangiare tranquillamente la carne, era una fonte molto importante di proteine, e per esempio poteva anche nutrirsi del midollo osseo all'interno delle ossa che trovava lasciate da dei predatori, e poteva aprirle per esempio con questi utensili, i chopper, che sono invece dei ciottoli tondeggianti lavorati da un lato e che servivano proprio per rompere le ossa, e poi ovviamente anche noci, semi e quant'altro. Il bipedismo, quindi la caratteristica di camminare su due piedi, che è stato poi un adattamento molto importante ad ambiente aperto, ha anche portato alla chiusura del canale del parto, quindi alla nascita di bambini più prematuri, e questo ha portato anche ad un allungamento dello sviluppo post-natale, un processo chiamato neotenia, che anche porta a mantenere dei caratteri giovanili per tutto il resto della vita, quindi anche l'adulto ha dei caratteri giovanili. Quindi per esempio qui vediamo Homo heidelbergensis di circa 800.000 anni fa, e Homo heidelbergensis ha un cranio che effettivamente è più tondeggiante rispetto a quello di uno scimpanzé ed è anche più grande rispetto a quello per esempio di Lucy o di Homo ergaster, infatti è già sui 1200 centimetri cubici, mentre il nostro è sui 1330-1400, quello di Lucy sui 400 centimetri cubici. Ergaster ce l'aveva tra i 600 e i 900 centimetri cubici, dipendentemente da quando lo troviamo in senso temporale. E Homo heidelbergensis sembra tra l'altro essere l'antenato comune sia nostro, cioè di Homo sapiens, che di Homo neanderthalensis, ovvero uomo di Neanderthal. La storia dei primi ominidi, delle prime specie bipedi che derivano da antenati di scimpanzé, risale a circa 6-7 milioni di anni fa, ma la nostra specie Homo sapiens si evolve, si origina in Africa, in particolare nella zona del Corno d'Africa, circa 200 mila anni fa, quindi siamo molto recenti come specie rispetto a molti altri bipedi precedenti. E lei, questa ragazza, simboleggia la nascita proprio della nostra specie, di Homo sapiens, e i tratti morfologici, il colore della sua
pelle non sono casuali, ma abbiamo oggi non solo la paleoantropologia e l'archeologia che ci aiutano a datare ossa fossili, per esempio, e utensili, e ci aiutano quindi a dare non solo una dimensione spaziale ma anche temporale all'origine della nostra specie, abbiamo anche la genetica. E la genetica studia il DNA, e grazie al DNA possiamo addirittura capire come apparivano gli Homo sapiens all'origine della specie. E quindi, grazie in particolare allo studio del DNA mitocondriale, contenuto in organelli cellulari, i mitocondri, possiamo appunto risalire, studiando popolazioni attuali di Homo sapiens, a come eravamo all'origine della specie. Prima accennavo alla neotenia e questo processo biologico per cui gli individui, alcuni individui di una popolazione mantengono ad un certo punto i caratteri giovanili della specie, quindi diventando adulti ma non morfologicamente cambiando in adulto, ecco, è abbastanza visibile, abbastanza semplice capirlo da queste due foto che abbiamo qua. Sono due scimpanzé, quindi la stessa specie, però uno è un cucciolo, quello sulla sinistra, e quello sulla destra è un adulto. E ovviamente, come vedete, assomigliamo molto di più al cucciolo rispetto che all'adulto. E in effetti guardate il cucciolo come ha il cranio più grande in proporzione al corpo rispetto che nell'adulto, come quel cranio è bello tondeggiante rispetto che nell'adulto, e come c'è anche meno pelo nel cucciolo. E sono caratteristiche in effetti proprie anche della nostra specie, gli Homo sapiens. E in particolare questo tipo di cranio, cioè con questa fronte ben sviluppata, è quello che poi ci ha permesso di evolvere l'adattamento culturale proprio della nostra specie Homo sapiens, perché nella parte frontale del cervello, diciamo, c'è la parte che è coinvolta nel pensiero astratto, simbolico e in tutte quelle caratteristiche che ci danno la possibilità di avere una cultura. Non solo Homo ergaster si è originato in Africa ed è uscito dall'Africa alla scoperta di nuovi spazi, ma anche Homo heidelbergensis, quello che sembra essere l'antenato comune nostro di Homo sapiens e di uomo di Neanderthal. E in effetti sembra che da delle popolazioni di Homo heidelbergensis che sono rimaste in Africa ci siamo originati noi Homo sapiens, e da popolazioni di Homo heidelbergensis che sono uscite dall'Africa e sono arrivate in Medio Oriente si sia originato uomo di Neanderthal. Quindi in effetti vedete che l'uomo di Neanderthal è vestito, quindi ha delle pelli. Effettivamente in Medio Oriente faceva freddo, si parla di circa, diciamo, la specie è andata da circa 300.000-400.000 anni fa a 29.000 anni fa all'incirca, quindi il range temporale di esistenza di Homo di Neanderthal. E in effetti in questo periodo siamo nelle glaciazioni, quindi in Medio Oriente e in Europa arrivavano i ghiacci, quindi era freddo, lui sapeva vestirsi, era un bravo cacciatore e aveva anche una pelle bianca, cioè lui era effettivamente di colore bianco, pur derivando da una specie africana, Homo heidelbergensis, che era scuro. E perché era bianco? Perché il colore bianco della pelle è un adattamento molto importante a un ambiente non tanto freddo, quanto un ambiente in cui mancano raggi solari, in cui c'è poco sole. E per fare un bello scheletro robusto come quello di Neanderthal, effettivamente c'è bisogno di attivare la vitamina D, che è quella che riesce a fissare il calcio nelle ossa. E la vitamina D esiste come precursore inattivo nel nostro corpo, ma c'è bisogno di sole per poter attivare la vitamina D. E quindi, se fosse stato scuro, Neanderthal non avrebbe potuto, diciamo, massimizzare quei pochi raggi solari che c'erano, farli arrivare sotto pelle e attivare la vitamina D. Quindi c'è stata, diciamo, un'evoluzione che ha spinto verso la pelle bianca per poter appunto costruirsi un bello scheletro robusto, tra l'altro il più robusto della storia degli ominidi. Uomo di Neanderthal non solo aveva uno scheletro bello robusto, ma aveva anche il cranio di grandezza anche superiore al nostro, quindi in media era più o meno come il nostro, ma poteva essere anche un po' più grande, solo che era di forma diversa, allungato in senso antero-posteriore e schiacciato, quindi aveva meno fronte della nostra, si dice che aveva la fronte sfuggente. Ma nonostante questo, sembra che Neanderthal non fosse la specie, diciamo, rozza e poco avanzata che abbiamo pensato per lungo tempo, ma ci sono delle novità molto importanti su questa specie. Pensate che sembra che Neanderthal suonasse il flauto, e qui avete un calco ufficiale di quello che sembra essere il più antico flauto mai trovato, appartenente, fatto da uomo di Neanderthal e scavato in osso di orso delle caverne. Questo flauto ha 50.000 anni, e quindi pensate, per suonare deve esserci stato alla base diciamo della specie Neanderthal una evoluzione di una parte di cervello che gli ha permesso di fare questo, e quindi anche di una sensibilità e di un pensiero simbolico e bello evoluto.
Non sembra solo che Neanderthal suonasse il flauto e che quindi avesse un senso musicale, ma addirittura sembra seppellisse i suoi morti. Qui avete delle riproduzioni di sepolture di uomo di Neanderthal trovate in Medio Oriente, datate circa 80.000 anni fa, e è importantissimo perché Neanderthal è la prima specie diciamo che costruisce delle fosse, che scava delle fosse e mette il defunto nella fossa in posizione in particolare fetale. Sembra addirittura che vi deponesse dei fiori, delle erbe medicinali, infatti sono stati trovati dei fossili, dei pollini fossili, datati come la sepoltura nelle sepolture. Non solo Neanderthal è stata una specie evolutivamente molto vicina a noi, derivando dallo stesso antenato comune, sembra Homo heidelbergensis, ma addirittura Neanderthal ha anche convissuto con noi temporalmente e addirittura abbiamo condiviso gli stessi spazi per un periodo. Quando Homo sapiens, circa 50-60 mila anni fa, arriva in Medio Oriente, quindi si porta fuori dall'Africa, e incontra fisicamente l'uomo di Neanderthal e sembra che ci sia stata anche riproduzione tra le due specie. E che quindi da questa riproduzione siano nati degli ibridi, quindi prole diciamo derivata da riproduzioni di Sapiens e Neanderthal, ma fertile, cosa che normalmente non succede tra specie differenti. E questo bambino sembra essere un possibile ibrido Neanderthal-Sapiens trovato in Portogallo risalente a circa 22-25 mila anni fa, quando Neanderthal era già estinto. E perché diciamo che c'è stata questa riproduzione? Perché sembra che nel DNA di Homo sapiens, noi attualmente presenti ancora sulla Terra, ci sia tra un 2 e un 4% di DNA di Neanderthal. E questo è possibile se presupponiamo una riproduzione appunto tra le due specie. La nostra specie Homo sapiens non ha convissuto solamente con Homo neanderthalensis, ma fino a 40.000 anni fa c'erano almeno 5 specie del genere Homo, appartenenti al genere Homo, sulla Terra. Una di queste era Homo floresiensis, uomo di Flores, un signore di 30 anni, alto un metro. Questa specie sembra il prodotto del nanismo insulare, di un processo biologico per cui sulle isole alcune specie tendono a diventare più piccole per un discorso diciamo di vantaggio superficie volume e infatti viveva in un'isola, l'isola di Flores, dell'Indonesia. Sembra che derivi da Homo erectus, questa specie, e l'importanza non sta tanto nel fatto che era basso, è stato rinominato anche Hobbit per questo motivo, ma per il fatto che questa specie è convissuta sul pianeta con Homo sapiens fino a 12.000 anni fa. Quindi la solitudine della nostra specie, il fatto che siamo rimasti l'unica specie di ominide su questa Terra dopo un processo di evoluzione di almeno 6-7 milioni di anni, non è un fatto così recente. È vero che sembra che già Neanderthal avesse iniziato a suonare, a seppellire i morti, è anche vero che solo con Homo sapiens, con la nostra specie, possiamo trovare per esempio delle sepolture come quella che vedete qua, che risale a circa 28.000 anni fa, siamo in Siberia, in un posto molto freddo, perché è Homo sapiens l'unica specie di ominide che ha evoluto l'arte in una certa maniera. E perché studiare l'arte nell'evoluzione della nostra specie? In particolare perché sì, ci dà delle informazioni, per esempio su come vivevano i nostri antenati, se troviamo dei disegni per esempio in grotte, ma è anche importante perché l'arte è un qualcosa di in più, non è qualcosa che è collegato direttamente con la sopravvivenza materiale. Nel momento in cui io per esempio mi faccio una statuetta in avorio con figure zoomorfe, non mi sto procurando da mangiare o un rifugio per la notte, sto facendo davvero qualcosa di in più e che andrà quasi subito nella storia della nostra specie a legarsi con dei riti religiosi. Alla domanda Homo sapiens ha colonizzato prima l'Europa o l'Australia, generalmente la risposta logica è l'Europa. E invece siamo arrivati prima in Australia. E questo perché quando Homo sapiens si porta fuori dall'Africa trova le glaciazioni. Quindi verso l'Europa e il Medio Oriente trova dei posti ghiacciati, quindi anche poco ospitali, poco vantaggiosi. Mentre trova le coste dell'Arabia Saudita, dell'Asia e le coste dell'Indonesia invece libere dai ghiacci. Quindi può trovare cibo ed è molto più favorevole stanziarsi in questi posti. E in effetti già 50-60 mila anni fa Homo sapiens arriva per la prima volta attraversando un braccio di mare in Australia.
E in Australia poi si distribuisce lungo le coste e in concomitanza dei primi resti fossili di Homo sapiens troviamo gli ultimi resti fossili di questa oca gigante, il Geornis. Questo vuol dire essenzialmente che Homo sapiens è arrivato e ha ucciso in maniera non sostenibile questo uccello portandolo all'estinzione. Quindi quella del Geornis sembra essere stata la prima grande estinzione attribuibile alla nostra specie, ma non è stata l'unica. Per esempio anche la tigre dai denti a sciabola, lo smilodonte, il Diego dell'era glaciale, sembra essere stato estinto proprio da Homo sapiens. Dov'è che viveva la tigre dai denti a sciabola? In America del Nord. E in America del Nord quindi Homo sapiens deve essere arrivato. Come? Dall'Asia. Dall'Asia, circa 30.000 anni fa, delle popolazioni migrano attraverso quello che oggi è lo Stretto di Bering, che allora invece era un ponte di terra, la Beringia, e arriva Homo sapiens in Alaska, si porta poi verso l'America del Nord, in particolare negli attuali Stati Uniti, e qui in Nuovo Messico abbiamo i Clovis. I Clovis sono una popolazione di sapiens considerata antenata degli indiani d'America. Troviamo degli insediamenti là datati di circa 12.000 anni fa e di nuovo in corrispondenza dei primi resti fossili di Homo sapiens troviamo anche gli ultimi resti fossili di questa tigre, che era grande così, con un'apertura della bocca di 120 gradi, mentre il nostro leone la apre solamente di 65 gradi. A partire da circa 12.000 anni fa, Homo sapiens si è già distribuito in parecchie parti del mondo e inizia una grande rivoluzione, quella del Neolitico. Quindi Homo sapiens inizia a usare nuovi materiali oltre alla pietra, inizia a scoprire l'agricoltura e anche a fare allevamento, e questo sicuramente porta a un ingrandimento delle popolazioni, della sua popolazione, e anche a un cambiamento nello stile di vita, cioè da nomade Homo sapiens diventa stanziale, diventa sedentario. E questo ovviamente porterà a tutta una serie di conseguenze, quali appunto detto l'ingrandimento delle popolazioni, la nascita delle grandi civiltà, quali per esempio in primis i Sumeri, che inventano poi anche la scrittura, e tutto accade in principal modo nella zona della Mesopotamia, quindi siamo in Medio Oriente, ma anche in altri posti del mondo. La mostra Homo Sapiens è stata inaugurata il 21 settembre 2012 e sarà aperta fino al 13 gennaio 2013, quindi avete ancora del tempo per venire a visitarla e speriamo verrete in numerosi. Grazie. Thank you.